spaventato mentre si stringeva attorno di noi sempre più rigido il cerchio che vuole soffocare la nostra irrompente vitalità. Olezzoppia! Abbiamo spaventato 40 anni! Ora basta! Sono passati 7 mesi e l'esercito italiano è entrato ad Addis Abeba. È il trionfo. Uomini e donne di tutta Italia, italiani e amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari, ascoltate, il maresciallo Badoglio telegrafa. E al mondo che la guerra è finita. Al popolo italiano e al mondo che la pace è ristabilita. Non è senza emozione e senza fierezza che io, dopo 7 mesi di aspre ostilità, pronuncio questa grande parola. Ma è necessario che io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana, che si esprime in questo semplice, irrevocabile, definitiva proposizione: l'Etiopia è italiana! Nella durata del 2 ottobre io promisi solennemente che avrei fatto tutto il possibile onde evitare che un conflitto africano si dilatasse in una guerra europea. Ho mantenuto tale impegno e più che mai sono convinto che turbare la pace dell'Europa significa far crollare l'Europa. Lo debbo immediatamente aggiungere che noi siamo pronti a difendere la nostra folgorante vittoria con la stessa intrepida
e inesorabile decisione con la quale l'abbiamo conquistata. Questo, Bossi, è una grande data per la rivoluzione delle camicie nere e il popolo italiano che ha resistito, che non ha piegato innanzi all'assedio e all'ostilità societaria, merita pienamente, quale unico protagonista, di vivere questa grande ora. Continuiamo la marcia nella pace per i compiti che ci aspettano domani, con la nostra fede e con la nostra volontà. Viva l'Italia! Quattro giorni dopo, il 9 maggio, a Piazza Venezia, Mussolini annuncia la nascita dell'Impero Italiano.